Bene, oggi con le nostre telecamere ci troviamo ospiti in uno dei più noti ristoranti del territorio reggino, dove si assapora, si gusta e si sente il profumo della tradizione calabrese. Quella cucina casereccia tradizionale che fa riunione di famiglia, che fa focolaio domestico. Ma andiamo ad intervistare uno dei responsabili, nonché il cuoco Felicione. Buonasera a tutti, grazie per averci scelto. Bene, iniziamo. Come nasce questa passione per la cucina? Allora, la passione della mia cucina nasce fin da piccolo, dove c'era mio padre che era un buon gustaio, seguivo sempre lui, mano a mano siamo andati avanti, ho cominciato a fare la scuola alberghiera, poi piano piano mi sono sempre più innamorato di questo lavoro e ora questo è il risultato finale della tavernetta. Sono 15 anni che siamo sul territorio, abbiamo portato la nostra tradizione con un pizzico sempre di innovazione e le persone ci seguono, grazie a voi anche per questa serata. Bene, siccome siamo nel periodo pasquale, che cosa ci ha preparato? Cosa consigliamo ai nostri telespettatori per il periodo di Pasqua? Allora, noi abbiamo portato una piccola carrellata dei nostri piatti, partiamo dai i mitici fagioli della tavernetta, il piatto storico, poi abbiamo la grigliata mista di carne, le costolette d'agnello tipiche di Pasqua. Come li facciamo? Questi sono appena appena scottati, serviti semplici, alla griglia. Poi abbiamo una bruschettina di 'nduja, piatto tipico nostro, con una cremina di ricotta, il famoso sformato della tavernetta con zucca e delle patate con della pancetta. Poi abbiamo i nostri strascinati funghi porcini e castagne, il nostro piatto di battaglia, famoso, buonissimo, famosissimo, classico maccherone con ragù e la salsiccia. Abbiamo le polpette col sugo, profumate col basilico, un tagliere di formaggi, abbiamo la ricottina, salame piccante, un formaggio duro con una cremina di fichi, il tagliere di salumi e qui in evidenza abbiamo il nostro famoso, questa è una mia invenzione, il pesce stocco con una crema di pistacchi, una cosa sublime. E come lo facciamo? Come viene fatto? Anche per dare ai nostri telespettatori un'idea di quando devono venire qua, cosa gusteranno? La ricetta è molto semplice, abbiamo dei tocchettini di stocco, vengono tagliati, infarinati, scottati appena appena nell'olio d'oliva e poi a parte si fa una crema di pistacchio con noi li ammorbidiamo con un po' di latte e un pizzico di panna per rendere tutto il cremoso, poi viene inserito un insieme saltato e alla fine mettiamo un po' di pistacchio sopra per dare un po' di croccantezza. Ritorniamo invece ai fagioli, che non abbiamo detto come sono fatti, giusto allora, per stuzzicare un po'. Qui c'è una piccola battaglia, diciamo, perché è una ricetta segreta, tutti vogliono la ricetta, tutti vogliono copiare un attimino, hanno copiato tutti i miei fagioli. Ma i trucchi non li sai. I trucchi solo no. Solo quello che puoi dire. Ah, beh, diciamo solo gli ingredienti base che noi mettiamo nella nostra, diciamo, nei nostri fagioli. Abbiamo la cipolla, poi abbiamo della carne di maiale, della salsiccia, i fagioli, pomodoro e l'anduia, un po' di spezie per aromatizzare, peperoncino, sale e pepe. Il resto non possiamo andare avanti. Basta, che è top secret. Devono sì, venire a provare. Sì, sicuramente. Bene, ora andiamo anche a conoscere il titolare, il signor Antonio. Antonio, come nasce questa idea della tavernetta? Perché tavernetta? Io ho un pochino accennato anche che qui si mangia prettamente calabrese, la tradizione casereccia, dove la riunione fa la riunione di famiglia, proprio dove c'è il focolaio domestico. Come nasce questa idea della tavernetta? Sì, in effetti diciamo che l'idea della prima ora di fare il ristorante è stata proprio questa, in quanto la casa o lo stabile dove sorge il ristorante era adibito alle feste di famiglia, quindi abbiamo pensato bene di fare un ristorante o una trattoria comunque casereccia che segua le tradizioni del territorio e, venendo dalla scuola alberghiera sia io in sala che lui in cucina, abbiamo pensato bene di invitare tutte le sere gli amici a cena, praticamente il conviviale era questo. Quindi da qui è nata la tavernetta, che era una piccola casa rustica di famiglia dove passavamo le feste di Natale, di Pasqua, insomma tutti insieme. E poi piano piano
con tutta la richiesta che abbiamo avuto, insomma, è nato il ristorante per come ora si è sviluppato in questi 15 anni, sempre in un crescendo continuo e in un continuo qualificarsi e aggiornarsi, ecco, dai, diciamo così. Anche se trattiamo un rustico casereccio, cerchiamo sempre di aggiornarci e comunque di portarlo a poter, diciamo, a poter soddisfare i palati più fini e più particolari, anche perché ormai la richiesta si è fatta proprio, la gente è molto esigente, quindi anche nel casereccio richiede sempre quel pizzico di particolarità. Ecco, tutto qui. Non è neanche facile farlo, noi diciamo cassereccio, però ci vuole una certa cultura e professionalità. Assolutamente, come diceva Felice, nasce anche il ristorante dalla passione che aveva il suo caro papà, che ci ha dato veramente una mano a tutti e che per noi è stato quello che ci ha dato maggior forza, ci ha incoraggiati, insomma, perché lui faceva l'utile e il dilettevole, era il cuoco e mangiava molto bene perché era un buon gustaio di quelli sopraffini, abituata alla cucina della moglie, ovviamente, che cucinava molto bene e che ci dava pure lei una mano. Quindi da lì siamo partiti col casereccio proprio il termine casereccio proprio. Poi da lì si sono sviluppate altre idee, altre cose, insomma, e si è cercato di... divenendo così uno dei più noti ristoranti del territorio reggino. Ma sicuramente ancora possiamo dire la nostra molto bene. Diciamo, i numeri ancora tengono, quindi anche se in un periodo di crisi non ci possiamo lamentare, dai, siamo una realtà, insomma, una bella realtà. Bene, Pasqua e Pasquetta aperti, quindi dove vi possono venire a trovare? Sicuramente qui, in via Pietrastorta 45. Facebook? Come Facebook, abbiamo la pagina Facebook, abbiamo Instagram, abbiamo, insomma, siamo su tutti i social. Bene, vogliamo augurare ai nostri amici, fare gli auguri di buona Pasqua con il cuoco Felicione. Il cuoco Felicione augura a tutti una buona Pasqua da noi, da tutto lo staff e il ristorante La Tavernetta. E noi della Graziano Tomarchio Production ve lo consigliamo.